apre a Monza lo sportello Monza Abitando, il punto informativo presso il quale proprietari di alloggi, sfitti o invenduti, privati cittadini, cooperative, imprese di costruzioni possono recarsi per conoscere l'opportunità offerta dal nuovo servizio del Comune di Monza e avviare la procedura di adesione. Il servizio Monza Abitando del Comune di Monza è nato per reperire alloggi in locazione sul mercato privato da destinare a canoni calmierati a famiglie con disagio abitativo, i quali, pur essendo percettori di reddito, non sono in grado di sostenere i canoni di mercato. Per contro, il servizio garantisce ai proprietari i riconoscimenti di agevolazioni e garanzie per eventuali inadempienze dell'inquilino e particolari misure di assistenza, quali la verifica della corretta conduzione dell'alloggio. Crediamo che il motivo per il quale uno tendenzialmente, pur avendo la volontà di affittare una casa, non lo fa è per fondamentalmente tre ragioni. La prima è che non so se quella persona a cui ho affittato la casa mi pagherà l'affitto, non so se quando scadrà il contratto effettivamente se ne andrà, non so in che condizioni mi lascerà l'appartamento quando lo lascerà libero. Allora, cercare, come dire, di offrire degli elementi di garanzia rispetto a queste preoccupazioni è un obiettivo che noi stiamo cercando appunto attraverso la proposta di mettere in campo. La città oggi ha a disposizione un nuovo strumento innovativo, l'Agenzia per la Casa, che questa amministrazione comunale ha costruito ed è riuscita a proporre con una modalità sperimentale. Si tratta per i cittadini di uno sportello che sarà aperto transitoriamente presso l'ufficio anagrafe, ma troverà poi una collocazione nel sportello per il pubblico, per il cittadino, e che sarà aperto una volta alla settimana e fungerà da luogo di raccordo tra il bisogno di appartamenti in affitti da parte espresso dalle famiglie e la disponibilità appunto a locare i propri appartamenti da parte dei proprietari, costruttori, cooperative, soggetti che hanno appunto degli appartamenti da mettere a disposizione. Il meccanismo prevede che il Comune garantisca la copertura di eventuali piccole difficoltà dell'inquilino a coprire l'affitto e per i proprietari chiederà l'applicazione dei canoni a canone concordato secondo gli accordi territoriali con delle piccole riduzioni a fronte appunto di garanzie di copertura. Parleremo di tutto questo in una serata in cui invitiamo il pubblico a partecipare per fare domande, per conoscere, ma anche per approfondire la questione, portando anche delle proposte e dei contributi a cui siamo assolutamente interessati.